Giudice Falcone, e allora, dica qualcosa un po' di sé, perché è la prima volta che l'abbiamo qui, quindi lei quando ha cominciato a fare giudice? 64. 64, Sì. sono passati molti anni. Parecchio, sì. E la sua prima inchiesta di mafia? Beh, è stata a Trapani nel 67, un processo che credo che il senatore Cocco abbia iniziato, il processo contro la banda Licari, Ah, sì. quella di una banda mafiosa, un'organizzazione mafiosa molto seria, molto, molto feroce Lei ha della zona. anche conosciuto personalmente il giudice Chinnici. E caspita, sono stato diversi anni nell'ufficio da lui diretto. È stato un incontro importante. Certo, ma ci conoscevamo anche da prima. Comunque è stato estremamente importante, è sotto l'aspetto professionale e sotto l'aspetto È uno dei giudici che è stato ammazzato. umano. Beh, non è il solo purtroppo fra i miei carissimi amici che ha fatto la sua fine. Senta, lei per esempio sa dire perfettamente oggi perché Chinnici è morto, perché è stato ammazzato. Ma certamente per la sua attività complessiva, per l'impulso che ha dato all'ufficio istruzione, per il rinnovato impegno, per la capacità che aveva di saper organizzare il lavoro, certamente Perché era per un questo suo pericolo. impegno. Certamente, Ma perché uno viene ammazzato? Perché la mafia decide di ammazzare? certamente. Ma sa, il discorso è molto complesso, non si può fare una valutazione generica e generalizzata perché sarebbe banale. Un dato comune, un sottofondo generale potrebbe essere, anzi senz'altro è, che la mafia uccide come estrema ratio, non c'è il gusto, non c'è la ferocia fine a se stessa di ammazzare. Uccide quando ritiene che sia essenziale in ordine ai suoi interessi. Il fatto che uccide quelli che sono più isolati è vero? Certamente. Perché se uno è più isolato è più facile ucciderlo? Certamente perché emerge che la pericolosità è del singolo e non della struttura nel suo complesso. Lei è uno degli uomini più preziosi della nostra magistratura e quindi anche uno dei più sorvegliati, vive praticamente sempre con le scorte, tutta la sua vita è così. Praticamente. E quando c'è stato quell'attentato a lei, l'attentato, quel tentativo di attentato a lei, Dicono che non c'è stato un attentato. e chi lo dice? Ah, c'è qualcuno. Ma lei non lo pensa? Io so come si sono svolti i fatti. E che ha pensato lei? Non voglio sapere quello che ha pensato del fatto, che ha pensato psicologicamente, che lei ci avrà pensato tante volte a un'eventualità del genere, Ma io credo che la forza dell'uomo sia nel fatto che è un animale che si abitua a tutto. no? E lei ci aveva fatto il callo a un'idea come questa? Beh, tenga conto che quando si lavora 10 anni in un certo clima, in una certa atmosfera, ripeto, con tanti amici che ti cadono a fianco, questi problemi non è che non ti tocchino, ma non più di tanto. Non è stato proprio spaventatissimo. No, direi proprio di no. Ha continuato, ha tirato dritto, diciamo. Sì, penso Senta, lei con Buscetta, lei ha frequentato tanti partiti, no? proprio. Per Cattive lavoro. frequentazioni, secondo alcuni. Beh, senza di loro non sapremmo niente, Questo lo sostengo io. no? E quindi con Buscetta abbiamo capito com'era organizzata la Sì, mafia. La dall'interno. famosa cupola. Diciamo la struttura organizzativa di Cosa Nostra in un determinato momento storico. C'erano le famiglie che controllavano il territorio. È sempre in questo tipo di organizzazioni che sono radicate nel tessuto sociale, è sempre la caratteristica del controllo del territorio. È fondamentale, altrimenti sarebbero comuni organizzazioni criminali. Ma adesso le cose non sono più così. Adesso sono, a mio avviso, ancora più salde di prima. Vi siete mai domandato perché in Sicilia non sta accadendo niente per No, glielo adesso? stavo per chiedere però. Perché? Questa è forse la dimostrazione della più eloquente nel suo silenzio,
della unicità di questa organizzazione. A differenza della Camorra e dell'Ndrangheta, che sono organizzazioni sparse sul territorio, che non hanno un collegamento comune, un'organizzazione comune, e quindi sono in perenne lotta l'una contro l'altra, i fatti di questi giorni sono proprio una dimostrazione più chiara, in una struttura coesa, organica, unitaria, è possibile una linea di condotta che valga per tutti. Durante il maxi processo, però, che non sta succedendo niente, non sta succedendo niente di simile. Esatto. Cioè non vengono uccisi i candidati nelle liste. Ma non viene ucciso quasi più nessuno, per adesso. Io mi ricordo, prego? La morte di Lucciardone. Difatti adesso ho detto per adesso, non ho detto qualche mese fa. Catania, ammazzamenti vari. Cosa Nostra è un'organizzazione che riesce anche a programmare la resa dei conti. Durante tutto il periodo del maxi processo, non ci sono, che è durato parecchio, quasi 2 anni, non ci sono stati pressoché omicidi di mafia di alcun rilievo, pochissimi omicidi. Le chiedo di svelare segreti, no? Ma insomma la sua convinzione mi pare chiara che ci sono ancora le famiglie che controllano il territorio. Ma certo. C'è ancora la cupola con i rappresentanti di ogni famiglia. Beh, direi che c'è un'organizzazione ancora più verticistica. Lei dice anche che l'Ndrangheta è una cosa che va per conto suo? Tutt'altro. Non dico questo. Dico che l'organizzazione di Cosa Nostra è ancora più verticistica e unitaria di prima. Dico che ci sono forti collegamenti. Però non pretende più di controllare tutto? Ma non ha mai preteso. Anche la Calabria, anche la Campania? Ma non lo ha mai preteso. Ha fatto sempre delle valutazioni molto, molto ragionevoli. E tutte le volte che è intervenuta perché è stata richiesta. Per esempio il contrabbando dei tabacchi a Napoli, quando le organizzazioni camorristiche si scannavano fra di loro, è stato richiesto l'intervento di Cosa Nostra, ovviamente provocato da Cosa Nostra. E c'è stato per un lungo periodo una pax assoluta nel contrabbando di tabacchi. Poi questa pax è venuta meno, anche perché il contrabbando di tabacchi non era più quell'affare lucroso di prima. Le dico una mia impressione invece. La mia impressione è che dopo Buscetta, cioè dopo i grandi pentiti, la mafia si è ristrutturata, si è riorganizzata. Ma questo l'ho detto. Ma meno continui i rapporti tra il vertice e il territorio. Forse il vertice oggi assomiglia di più un gruppo di finanzieri un po' più ripuliti, no? Ma questo non prescinde un po' più distanti mai da quelli che ammazzano. Non prescinde mai dal territorio. No, guardi, un uomo d'onore è uomo d'onore, fra virgolette, per le qualità, sempre fra virgolette, che ha. E l'essere valoroso, fra virgolette, coraggioso, in pratica essere capace di atti di violenza, è imprescindibile per tutti, dal primo all'ultimo. Che non si pensi mai che vi sia una manovalanza feroce e un vertice blando imborghesito. Adesso è esattamente il contrario. Quindi tutto cambi perché nulla cambia. Appunto. Questa è la mafia? La mafia è capace di adattarsi alle mutevoli esigenze del momento, apparendo sempre immutabile. In realtà non c'è nulla di più mutevole nella continuità di Cosa Nostra. E devo fare ancora 2 domande. E una è questa. Io ho sentito tutte le interviste, quelle che ho fatto anch'io ai pentiti, no? E insomma, sai che fanno questi pentiti? Loro raccontano tutto della mafia, come organizzate i rapporti, quello che hanno fatto, chi gli ha detto di fare, eccetera, eccetera. Però, quando si arriva al tema dei temi, cioè al rapporto tra mafia e politici, loro dicono niente faccio, no? Ma lei con quali pentiti ha parlato? No, io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte, insomma quelle di Biagi, quelle fatte dal TG, praticamente tutto quello che è stato trasmesso io lo so. Non hanno mai detto, i pentiti di Cosa Nostra non hanno mai detto niente saccio. Hanno detto esattamente il contrario. Basta leggere i verbali di Buscetta, di Marino Mannoia, di Contorno.
di queste cose, no, ancora meno. Io parlo sempre del vertice. Di queste vertici. Cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste cose che vi andiamo rivelando. Ecco, io questo volevo. Ecco. Che è verbalizzato nelle dichiarazioni di Buscetta. Quindi loro non parlano, non toccano il livello politico perché hanno paura. No, no, non, hanno, non è problema di aver paura. Veda, il problema della paura per un uomo d'onore non si pone. Non si pone. È una persona che è abituata a convivere. Si uccide un uomo d'onore certe volte perché dimostra di vacillare, di non sopportare per esempio il regime carcerario. Quindi si figuri se queste persone che hanno collaborato con la giustizia lo hanno fatto per paura. Non è questo il problema al paura. Il siciliano è abituato a convivere con la morte e il mafioso ancora di più. Non allora perché non ne parlano di questi politici? Perché ritengono che sia controproducente in un determinato momento storico. È una libera scelta fatta da loro. Cioè, lei mi sta dicendo che loro si sentono parte degli equilibri politici di questo paese? No, affatto, non dico questo. Loro sanno perfettamente che quando si comincia a parlare e a toccare certi argomenti si sollevano certi inutili polveroni che tendono a svilire anche quelle parti delle loro dichiarazioni che sono estremamente fondate e basate sul fondamento. Ma lei in questo è d'accordo con loro? Ma un pubblico ministero e un giudice non deve mai né essere d'accordo né in disaccordo, deve registrare quello che è l'atteggiamento di chi ti sta di fronte, ma dall'altro lato. Perché è una filosofia questa qui, è una filosofia diffusa, è una cosa che tutti quanti, proprio loro, sono tutti uniti. Sì, ma io ricordo perfettamente che quando si lessero le dichiarazioni di Buscetta, quelle rese a me nel corso dell'istruzione, c'erano i soliti sorrisini, le solite accuse, i soliti sospetti, come se io gli avessi messo in bocca certe frasi, certi giri di parole, certi atteggiamenti. Poi, quando è andato al dibattimento, tutti hanno avuto modo di rendersi conto che era quello il personaggio. Un'ultima cosa. Lei è candidato, mi pare, al Consiglio Superiore della Magistratura? Sì, penso proprio di sì. Lascio Palermo? Ma no, non credo che lascio Palermo, anzi assolutamente no. Sei eletto? Ma anche se eletto andrò. C'è un ruolo nazionale, non c'è niente da fare. Ma quasi nessuno dei componenti del CSM si è mai trasferito armi e bagagli a Roma. E a Palermo chi ci resta? Che ci resta? A Palermo che ci resta? Ci resta un drappello di magistrati che è tutt'altro che sparuto e che è sempre, sotto il profilo professionale, sempre più qualificato. Io non credo che questi non 10 anni... Non è la fine di tutto. Ma assolutamente no. La sfiducia, non è un dimenticare Palermo che viene dopo una sconfitta? Ma assolutamente no. Guardi, lei ha assistito stasera ai collegamenti che ci sono, rapporti di amicizia per me, i colleghi napoletani, ma è un po' così, un po' dovunque. Si è istituita una rete di solidarietà, di amicizia e di comune credo negli stessi ideali che certamente prescinde dalla mia persona. Che non può essere disperso. E che non sarà disperso. Io le auguro comunque di continuare la sua battaglia, anche perché tutti i cittadini italiani su questo fronte sono con lei, non c'è dubbio. Quindi grazie. La considerano un po' un simbolo della lotta alla guaio essere. La ringrazio simbolo. Anche di essere venuto, perché non è facile averla in trasmissione e poterle fare un'intervista anche un po' maliziosa come quella che le ho fatto.